L'Aquila riscatta la sconfitta di Coppa Italia battendo per 5-1 il Sulmona. In totale sono 10 gol messi a segno dalla band di Epifani e Sulmonesi se si considera anche la gara d'andata al Pallozzi che finì 0-5. Visto il pareggio del Giulianova e la sconfitta dell'Angolana, la formazione rosso è ora a più 6 dai Giuliesi e a più 8 dai Nerazzurri. Quanto alla partita, sempre 4-2-3-1 per l'Aquila, Mantini a centrocampo al posto di Diarra. La scelta di far giocare l'Aquilano si rivelerà azzeccatissima. In avanti Massetti, Carbonelli e Sarrizzo dietro all'unica punta Sciba Mego Monaco risponde con il 4-3-2-1 con Pelino e Di Giannantonio dietro a Blanco. L'inizio di partita è terrificante per gli ospiti che, dopo soli 4 minuti, sono sotto di due gol. Al secondo, infatti, l'Aquila sblocca il match, Mantini è perfetto a servire dal la sinistra Sarrizzu il cross basso dell'esterno Sardo è un cioccolatino per Sciba che facile facile la butta dentro al quarto arriva il raddoppio dei rosso blu ancora Sarrizzu cross in aria la palla arriva a Carbonelli il trequartista romano scarica il pallone a Massetti con il suo destro che si insacca all'angolino a basso al ventottesimo arriva il 3 0 dell'Aquila angolo di Massetti Mantini salta più in alto di tutti e incorna in rete al trentatreesimo, tuttavia arriva il Gol del Sulmona. Mascolo sbaglia in fase di impostazione e serve i seni. Lex Lanciano appoggia per Blanco che a porta sguarnita non ha problemi a segnare. Il momento è positivo per i Peligni che, dopo poco, hanno un'altra grande occasione. Al 37 Lombardo crossa in mezzo Pelino in mezza girata, non inquadra il bersaglio. 39 39 grossa opportunità per Corticchia che, solo in aria, sbaglia clamorosamente. Al 45 i Rosso Blu protestano per la non concessione di un calcio di rigore dopo la caduta in area di Massetti a seguito di un contatto con falce. Nella ripresa al terzo arriva il poker della compagine locale, gran discesa dalla sinistra di Tavoni che pennella in aria. Shiba anticipa la difesa avversaria e segna la sua doppietta personale. I rosso riescono ad amministrare l'ampio passivo e al 36 esimo arriva la manita. Alessandro pesca di Norcia all'Aquilano con un tocco morbido e entra a far parte della sagra del gol. Una vittoria così ha un chiaro significato. L'Aquila, coppa o non coppa, comanda l'eccellenza e vuole chiudere i giochi. Il prima possibile. La prestazione del Sulmona non è piaciuta né ai tifosi né a me a Monaco in questa settimana servirà riflettere per capire cosa non va.